E allora veniamo invece ad un'altra notizia, visto che stiamo ripercorrendo questi 10 giorni. È una notizia che riguarda una ricerca, ed è una ricerca condotta all'interno dell'Università di Ferrara, dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara, dall'equipe guidata dal professor Paolo Zamboni, che dirige il centro di malattie vascolari del Sant'Anna, e riguarda un approccio terapeutico innovativo ad una malattia importante di tipo neurologico come la sclerosi multipla. I quotidiani, non soltanto locali ma anche nazionali, il mondo del web, di internet, ha seguito, diciamo, in questi mesi, dal momento in cui è stata ufficializzata, diciamo, la notizia di questa ricerca, fino proprio a questi giorni in cui si attende che questa ricerca venga, come dire, divenga oggetto di sperimentazione, con l'avallo dell'assessorato alle politiche della salute dell'Emilia Romagna. Allora, proprio ieri, se non sbaglio, dottor Fabbri, si è riunita questa commissione, diciamo così, Qui proprio l'attualità incombe, ecco. Ecco, e Nel allora senso che vogliamo sapere da lei. a noi risulta ieri ci sia stato questo incontro del panel di esperti, 10 esperti che sono stati individuati dalla Regione Emilia-Romagna nella costruzione di questo protocollo di ricerca. È andato molto bene questo incontro, è durato circa 6 ore, questo per dare l'idea della complessità di quello che deve essere messo in cantiere. Mancano alcuni ultimi dettagli. Di una prossima riunione il 18 luglio, che dovrebbe essere quella conclusiva, e noi siamo già allertati come comitato etico della nostra azienda, che in realtà il nostro comitato etico è poi lo stesso comitato etico anche dell'università e dell'azienda USL, entro la fine del mese di luglio dare il via libera alla sperimentazione. È Ecco, un risultato evidentemente importante. importante perché la sclerosi multipla, voglio dire, è una malattia purtroppo che colpisce molte persone, che fra l'altro anche molti giovani. Allora, per dare la possibilità a chi ci segue di entrare un po' nel tema, vediamo un servizio che Telestensa ha mandato in onda nel suo TV giornale il 26 marzo, un mese dopo la notizia ufficiale, diciamo, dell'esito di questa ricerca e della proposta di una sperimentazione. Vediamo. Un centro di ricerca all'avanguardia nel mondo per dare una risposta al crescente interesse scientifico nei confronti dell'insufficienza venosa cerebrospinale cronica, la CCSVI, una malformazione delle vene cerebrali scoperta da professor Paolo Zamboni, che il ricercatore indica come possibile causa della sclerosi multipla. È il nuovo centro di malattie vascolari presentato oggi all'Università di Ferrara, dove si svolgeranno ricerche, diagnosi e terapie del sistema vascolare periferico. Il centro viene ritarato su questo, prosegue la sua collaborazione con le fondazioni, con le associazioni e soprattutto avrà una sede che sta partendo già oggi nell'ambito delle nuove cliniche. Quindi ha una sua struttura, una sua sede che gli permette di lavorare in maniera sistematica per andare ancora più su. A cofinanziare il progetto la Fondazione Ilare Scheler di Carisbo, che dall'inizio ha affiancato e finanziato le ricerche di una scoperta tutta emiliana. È un'occasione che è stata fortemente recepita dai pazienti e dalle famiglie, poco dalla comunità scientifica italiana e poco anche dalle strutture sanitarie. C'è stato un intervento utile della regione Emilia-Romagna, importante la regione Emilia-Romagna, ed è per questo che questo centro di ricerca si costituisce giustamente oggi in Ferrara. Una delle ricerche in cui sarà impegnato il centro, dove istituzioni come l'Imperial College di Londra hanno chiesto di poter formare i propri scienziati, sarà la creazione di un modello sintetico della CCSVI in cui cellule umane ricopriranno elementi sintetici che riproducono la malformazione. Questa ricerca, essendo una ricerca buona, apre rivoli di altre ricerche e quindi di altre, non curiosità, punti necessari per poter comprendere ancora meglio le cose e capire ancora meglio come questa, che è stata chiamata intuizione oggi, possa essere utile soprattutto alle persone e agli ammalati. Ecco, a chi vive fuori dall'ospedale sembra tutto molto facile, in realtà
Noi siamo partiti da marzo per far capire, già prima insomma c'era stato a novembre del 2009, poi a febbraio, insomma è un percorso lungo anche questo che porta, come lei diceva, a questo avvio di sperimentazione che il 18 luglio la Regione dovrebbe, come dire, varare. Allora, dottor Fabi, in realtà che esista un centro di ricerca che da 10 anni stia lavorando su questo tema, oltre che tanti altri, significa, come dire, che c'è davvero una realtà complessa di ricerca scientifica insieme a tutte le altre incombenze proprie di un ospedale. Però lei diceva che probabilmente si avvierà una seconda ricerca, è così? No, allora io cerco, perché questa non è l'attualità, nel senso che è marzo, per certo. Cui qui era, mi sembra, il momento in cui ci fu la creazione del centro vascolare, che era una struttura prettamente universitaria. Io ci tengo a sottolineare che noi siamo un'azienda ospedaliera universitaria, quindi che si occupa di assistenza ma anche di ricerca e di didattica. E devo dire, il 26 marzo, ed è per quello che Patrizio Bianchi figurava come ancora, rettore, certo, dell'università. Devo dire che è un'attività, è chiaro che il professor Zamboni è uno dei ricercatori dell'università, le ricerche che vengono svolte sono molto importanti, ce ne sono 53 che sono state finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, ci sono delle ricerche importantissime sulle cellule staminali cioè come terapia o come intervento nella insufficienza ventricolare sinistra del professor Ferrari, ce n'è un'altra del professor Botena sulla broncopatia occhio cronico ostruttiva, un'altra del professor Trotta, ma cito soltanto alcune delle più, e quindi è un mondo complessivo che è giusto rivendicare. Oggi parliamo del professor Zamboni perché è vero, l'attualità vede questa necessità di una valutazione ulteriore della sua, adesso lui sorrideva e parlava di intuizione, però è chiaro che del procedimento scientifico si parte da un'intuizione che poi deve essere evidentemente validata secondo i criteri scientifici. Sì, sì. E Paolo Zamboni, che è professore associato della nostra università, è un ricercatore, quindi è chiaro che deve essere lui che richiede, che vuole che la sua intuizione venga evidentemente validato con una ricerca la più seria possibile, e penso che l'opportunità che gli viene data anche attraverso il coordinamento della Regione Emilia-Romagna sia assolutamente un ottimo segno. Lui sorrideva, e dopo vedremo che ci spiegherà meglio, come dire, i contenuti di questa ricerca e di questa futura sperimentazione, perché questa intuizione in sostanza è stata portata avanti da 10 anni di ricerca, non solo sua. La prima ricerca nasce all'interno di Ferrara, certo. Il via libera è stato dato dal comitato etico della nostra azienda, allora non c'era ancora quella fusione, parliamo già dal 2008, quindi anche quello che diceva Robert Simonaco, evidentemente Ferrara nasce qui questa ricerca, che ripeto necessita evidentemente di ulteriori percorsi, ma penso che sia quello che anche il professor Zamboni vuole e sta cercando di mettere in piedi. Do anche qui ora un qualche segno di attualità, nel senso che martedì prossimo abbiamo il collegio di direzione della nostra azienda, va all'approvazione la creazione di una struttura, un programma destinato alla ricerca, quindi anche con i connotati dell'assistenza, per quello che riguarda il professor Zamboni, e quindi non ci sarà soltanto, padre, che il professor Zamboni è convenzionato da anni con la nostra azienda, ma non c'è soltanto una struttura universitaria pura come il centro di malattie vascolari, ma ci sarà un programma all'interno della nostra azienda con anche l'impegno a trovare i finanziamenti per poter concedere e dare l'opportunità anche ad un ricercatore di lavorare con il professor Zamboni su questa ricerca, che evidentemente ha uno sviluppo quantomeno di tipo triennale, che inizialmente nella prima ricerca era soprattutto indirizzata anche da quella approvata dalla Regione sui criteri diagnostici. Oggi invece siamo già nella necessità di fare delle valutazioni di quello che sono gli interventi.